Buona giornata da Leonor, nuovo video per quanto riguarda Giulia. Questo è stato fatto, questa scrittura automatica l'ho svolta quando ancora il corpo doveva essere trovato, perché è del 17 11. Poi, come vedete, io scrivo sempre, io questo quaderno l'ho già finito perché logicamente nel tempo ho fatto altre scritture, come vedete qui c'è quella del 16, insomma io ogni giorno scrivo con dei defunti oppure anche per casi irrisolti, eccetera. Allora iniziamo a leggere. Allora, giorno 17-11, il giorno prima di essere trovata. Allora, mi sono trovata qui senza nessuno e mia mamma è venuta a prendermi. Sono salita con lei, sono salita, ma in questo momento sono vicino al mio corpo. Sono stata fregata da chi amavo, sono stata fregata da chi amavo di più. Cara maga, adesso sto meglio. Sto iniziando a vedere che sono veramente passata dalla vita all'al di qua, si intende dire adesso, si intende nel mondo di Na'vi, mondo dei morti. E ancora, Filippo mi ha fregato. Poi passiamo all'altra pagina. Allora, qui un'entità intervenuta diceva: tu in questo momento sei l'unica che può aiutarle, parlare con lei per aiutarle a capire e a salire. Poi avevo chiesto riguardo a lui dove era in quel momento, perché sapete che era in fuga, no? Allora lei mi ha detto: mi sembra che si trovi verso il confine, che in questo momento stia dormendo in macchina, sta finendo i soldi, sta finendo i viveri, sta finendo tutto. Mi ha tradita, mi ha uccisa, mentre io pensavo che lui fosse felice. Sono stata uccisa due volte da lui. Poi ancora qui parla di lui. Credo che verrà trovato nel weekend, a domenica, dice. Sulla sua macchina sarà solo. Poi dice: mi ha sepolto vicino al confine, in un argine. Sono stata, sepolta sotto foglie, radici. E poi appunto ho chiuso la seduta. Questa è la seduta del 17 novembre. Logicamente ciò che posso rendervi pubblico lo renderò pubblico. Dovete tenere conto che certe cose sono molto cruente. Mi ha spiegato le parole che le ha detto e tutte queste cose. Certe cose non ve le passerò perché penso sia giusto che mantenga la privacy. Comunque la sto contattando ancora adesso, ogni tanto, logicamente, perché sto seguendo tanti casi, tante persone che hanno bisogno di me. Però vi posso dire che passa dei momenti di crisi, di tristezza, di dolore e altri in cui sta meglio, perché logicamente le cure a cui sono sottoposti i defunti in questo caso fanno effetto. Comunque ve ne parlerò in seguito di questo.